Wandy, oggi vi registro uno dei video che mi richiedete più spesso su tutti i miei social, ancora prima di aver aperto questo canale YouTube. Cioè, Sara, quando ci fai questo benedetto house tour di tutta la tua casa? Dovete sapere che io mi sono trasferita in questa casa nuova da bensì 2 anni, quindi in realtà pochissimo tempo. E oggi, dopo avervi fatto vedere anche la mia cameretta, mi sento che è arrivato il momento anche di farvi il tour completo di tutta la casa, perché non ho mai avuto l'occasione. Spoiler, in realtà la casa è anche dei miei genitori, di mio fratello, un po' di tutti, anche un po' una comunità. Però oggi vi faccio fare un bellissimo giro, quindi iniziamo. Questo è il pianerottolo di tutta la casa e adesso vi faccio vedere la parte della famiglia Esposito. Allora, come ogni condominio che sia, ci sono delle scale, classicone, e poi qui invece ci sono 2 appartamenti, della quale uno è dei miei nonni e l'altro invece è casa mia. Infatti si può notare che ci sono anche le scarpe di Luca, bravo. Adesso entriamo, questa è la visuale che c'è a primo impatto. Allora, partiamo subito. All'ingresso a sinistra c'è il salotto, nella quale c'è un finestrone enorme. E per chi mi segue, qui c'è la mia postazione dove registro tutti i video. Comunque, allora, qui c'è, vabbè, la televisione, come al solito. Poi, piante, piante, piante. Fino a ieri c'era anche l'albero di Natale, però poi per fare questo video mi sono accuratamente degnata di toglierlo. Poi ci sono piante e, vabbè, il cavalletto, perché come vi ho detto, qui faccio un sacco di video. Poi, la signora... Ah! Poltrona, questa penso sia una delle poltrone più comode della storia. Allora, è dell'IKEA, ma io vi giuro che è troppo comoda, questo è il mio posto fisso. Poi c'è il divano e una colonna, della quale vi devo far vedere un dettaglio, cioè che ci sono tutti i brillantini, perché praticamente i muratori hanno sbagliato il colore da utilizzare. Va bene. Questo è un tavolo che usiamo quando vengono gli ospiti, perché in realtà noi mangiamo lì. E poi c'è la parte più bella della casa, a parer mio, cioè la cucina. Qui posso dire che mia mamma è stata davvero brava. Un'altra cosa fantastica è questo tavolo esagonale, fatto apposta per poter ospitare 6 persone, cioè è stato proprio studiato, pazzesco. Lavandino e una cosa che abbiamo preso da pochissimo, ma è veramente comoda, è la macchinetta del caffè con anche questo per fare il cappuccino, giuro è comodissimo. Poi vabbè, ci sono le cialde, il tostapane, comodo. Questo fino a 2 anni fa non ce l'avevo, cioè il fornello elettrico. Anche questo è stupendo, proprio perché è impossibile bruciarsi, anche mentre acceso, mentre cucinate è proprio impossibile bruciarsi. Cosa che io soprattutto da piccola facevo sempre. Piango. E qui ho messo anche il foglio che mi ha mandato YouTube quando sono arrivata a 100.000 iscritti. Pazzesco, insieme alla targhetta. Torno all'ingresso, perché alla destra invece c'è questo armadio veramente gigante, nella quale c'è uno specchio, super comodo, anche perché è girabile, cioè nel senso qui potete metterci le chiavi, un po' tutto. In realtà noi non mettiamo niente. Come ogni casa che sia, vabbè, anche questo non so quanto vi possa interessare, c'è una scarpiera. Poi appendi borse, appendi abiti, qualsiasi cosa. Qui dietro ci sono delle luci che mi fanno specchiare perfettamente allo specchio, pazzesco. Poi qui ci sono delle altre ante, scusami mamma, so che non vorresti che io le aprissi, comunque ci sono documenti, giubbotti, giacche, un po' di tutto. E qui c'è la libreria della casa. Dato che siamo persone acculturate abbiamo un sacco di libri, infatti uno dei libri migliori che hanno letto veramente tutti è il quiz da fare mentre fai la cacca. Questo è il libro preferito di Luca e di mio padre. Così tanto bello che ne abbiamo anche 2, pazzesco. Questo invece è l'album delle foto di quando ero piccola. Oddio, quanto pesa. Madonna, è un mattone. Questo è uno dei regali che abbiamo fatto da piccoli io e Luca a mia mamma, quindi da Luca e Sara. Ci sono le stelle e anche la luna, ma bella come te non c'è nessuna. Leopardi, ti devi spostare, spostare. Bene, andando avanti, qui ci sono io in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Qui ero appena nata, io appena uscita dalla doccia, io che dormo, io che mangio, io con mio papà, io mentre mio fratello fa i compiti, ancora io che dormo, io al mio primo compleanno e c'era anche già la mia migliore amica che e anche adesso la mia migliore amica. Oh, pazzesco. E niente, cioè qui ci sono un sacco di foto mie, raga. Ma guardate, mio papà. Questa era la torta del mio primo compleanno. Pazzesco. Vabbè, qui ci sono un sacco di foto che adesso non vi faccio vedere tutte. Adesso passiamo alle prime camere, quindi la camera dei miei genitori e il bagno. A destra quindi c'è la camera matrimoniale con un bellissimo specchio ancora. Poi vabbè, comodini, il letto come al solito, una bellissima televisione, l'armadio che non vi sto a far vedere tutto, comunque ci sono dentro vestiti. E una cosa bella è il fatto che già da questa finestra dei miei genitori si vede il campanile del mio paesino, cioè bellissimo. Un po' meno quando la mattina presto suona, però vabbè. Comunque vabbè, qui c'è la parte di mia mamma, foto, libri, luci, questa lampada enorme e questo bellissimo quadro che non so cosa rappresenti, però va bene. Andando avanti c'è il corridoio con un altro specchio, bellissimo, sappiate che qui ci sono solo specchi. Poi qui avanti c'è una porta nella
quale c'è uno sgabuzzino che non vi faccio vedere, comunque c'è solo casino, solo casino. E poi entrando in quest'altra porta c'è uno dei miei bagni preferiti, anche se non è il mio, cioè quanto è bello. Allora, doccia enorme, gigante. Questi prodotti della L'Oreal, che non è uno sponsor ma per i capelli lisci, sono buonissimi. Poi qui c'è tutta una parete a specchio, letteralmente bellissima. E per chi mi segue veramente sa che anche questa è un'altra postazione dove faccio i video. E poi una cosa figa sono anche queste lampadine particolari, bellissime, stupende. Poi salendo le scale andiamo al piano di sopra, che è vabbè, la mia parte. Comunque qui c'è un'altra porta dalla quale si può entrare da un altro palazzo, però quindi non c'entra nulla, non la usiamo mai. Poi a fianco alla porta c'è uno sgabuzzino con dentro lavatrice, asciugatrice, adesso non riesco ad aprirlo, non so perché, scope, comunque cose utili. E qui invece c'è il bagno della Queen. Allora, iniziamo con questo specchio enorme, veramente gigante, con vabbè tutti i led dietro, comodissimo. Poi qui c'è uno specchietto con anche la lente per vedersi meglio, mensoline, un sacco di prodotti, questi la maggior parte sono per i capelli. Poi dovete sapere che questo bagno qui è anche un po' la postazione trucco di mia mamma, infatti qui ci sono tutti i suoi trucchi e vabbè, lei si trucca qui. Poi una bellissima scala per scappare dai problemi attraverso la finestra. Poi questa bellissima piantina, il porta carta igienica, water, doccia, anche questa enorme, super comoda, con anche quello che non mi viene mai in mente il nome di quello lì, niente, non me lo ricordo. Flacone. Comunque molto 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 comoda, vi giuro, questo bagno è la mia vita. E uscendo dal bagno adesso c'è un piccolo corridoio con un altro bellissimo specchio, giusto perché non ce ne sono abbastanza, una panchina. Poi qui c'è una scrivania con una piccola stampante, il terrazzo, camera di Luca e la mia camera. E qui c'è da dire, vi ho già fatto un video room tour dove vi faccio vedere tutta la mia stanza, quindi adesso non ve la farò vedere nei dettagli, in caso andate a vedere l'altro video. Comunque, come vi ho anche già detto, qui ci sono tantissimi buchi perché Mura, vi lascio una clip, ha deciso di mettere le sue foto dappertutto, quindi altre due. Ciao Mura. Comunque, poi qui c'è una bici, uno stepper, giusto per avere a posto la coscienza e averli a casa. Poi che io li usi, no, però va bene. Questo qui me l'ero persa, ma da dove è uscito? Bello. Adesso manca l'ultima camera della casa, cioè quella del bellissimo, bellissimo ragazzo Luca. Il problema qual è? Io non so lui cosa stia facendo in questo momento. Potrebbe essere rischioso, posso dirlo? Ok, proviamo. Andiamo insieme, in diretta. Vediamo cosa sta facendo. Buondì, buondì. Chi osa entrare nella mia camera? Pensavo stessi facendo altro, va bene, ci sta. Allora, sto facendo, non so se te ne sei accorto, non so quello da un'ora, esatto. Sto facendo l'house tour, quindi manca solo la tua camera. Allora, la faccio vedere io. Facelo tu, facelo tu il tour, vai, 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 allora, vai. Questo è il mio fantastico e incredibile letto, dove dormo e molto spesso pratico anche del sano. Dai, Luca, smettila, smettila. Partita carte, cosa pensi? Dai, vai avanti, vai. Poi, avanti. Questo è il mio buon comodo, dove molto spesso mi siedo o pratico del caro e partita briscola. Qui abbiamo i miei appoggi abiti, che spesso e molto spesso utilizzo per appoggiare gli abiti. Ok, qui armadio, un incredibile armadio pieno di vestiti, ragazzi. Guardate, guarda roba. Sì, lo so, dovrei comprarmi un po' di vestiti, ma non ho mai voglia di farlo. Poi, e poi c'è la mia incredibile postazione, che non cambia. Comunque dal posso 2020. Dire, sei veramente egocentrico con la tua foto come sfondo del aspetta, computer. Aspetta, aspetta, e anche qui. Ma veramente, cioè, posso dire che fai veramente schifo. Una foto con la sorellina, niente. Ma una foto con la sorellina c'è già qui, guarda. Ma dove? Ho capito, ce l'ho io la foto col fratellino. Ma la devi mettere. Ma quanto è bello mio fratello, dici. Boom, sei bello. Va bene, è finito, manca qualcos'altro? Ai. È stato quel ragazzo lì in fondo, poi glielo dico sempre di smettere di farlo. Aspetta, un'altra cosa importante. C'è questo comodino che molto spesso e volentieri. Dai, basta, basta, posso ciao, 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 ciao. E questa volta veramente l'ultima parte è la parte migliore, cioè il terrazzo dove si vede tutto. Adesso è pure uscito il sole, che figata. C'è lì il campanile che, come vi ho detto, ogni mattina suona molto comodo. È inverno, quindi c'è tutto coperto. Comunque qui ci sono divani, sedie, comodissimo, bellissimo. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Ti ricordo, iscriviti al canale, attiva la campanellina. Oddio, cosa è successo qua, raga? Me ne sono accorta ora. Vabbè. Iscriviti al canale, attiva la campanellina e ci vediamo settimana prossima. Baci, seguimi anche su Instagram e TikTok. Baci.